Ambasciatrice, buongiorno. Buongiorno. Bene, grazie. Eccellenza, buongiorno. Buongiorno, è un piacere essere qui. Grazie. Sono Maurizio Repetto, il superintendente, vice superintendente del Corpo di Santiago e della Pompa Italia. È un piacere vederla. L'ambasciatore, il segretario generale, il comandante. Buongiorno. Buongiorno compagnia. Al signore Presidente della Repubblica d'Italia. Si si es, des. Buongiorno signore Presidente. Vi presento la compagnia per il suo consiglio. Grazie. Buongiorno compagnia. Buongiorno, buongiorno Presidente. Spero vorrete darmi atto che a fronte della richiesta di alcuni gruppi di opposizione, e sottolineo alcuni e non tutti, ho subito dato la mia disponibilità a riferire in Senato su una vicenda per la quale qualcuno, anzi, considera addirittura eccessiva questa mia decisione. Ma ho preferito non far pesare al governo e alla maggioranza di cui faccio parte le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti. Affermo innanzitutto sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che, anzi, per scrupolo, ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi in proposito. E così mi è stato confermato. Ho anche estratto il certificato dei carichi pendenti in cui risulta che non ci sono annotazioni per qualsiasi voglia procedimento nei miei confronti. Oggi più che darvi risposte, sono io che dovrei chiedervi con forza delle risposte. Dopo aver letto il domani questa mattina, io, qualcuno dovrebbe dare a me delle risposte. Sono qui principalmente perché voglio difendere il mio onore e, se mi consentite, anche quello di mio figlio. Incredibilmente che anche lui è stato trascinato senza motivo in questa polemica. The hotspot providing human provisions, especially on international protection, and also helping out in identifying the vulnerable people. È una sfida molto importante, è una sfida in cui l'Italia vede, veramente l'Europa concretamente al suo fianco, anzi, è impegnata in maniera diretta. È una sfida che ci impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non esistono soluzioni miracolose, diciamo così. Stakeholders and are doing great job together. This is an important support from the European Union, but of course we are also doing more. We are supporting financially and we are now looking into additional financial support for Italy and for Lampedusa. Vedo che qui quotidianamente lavorano accanto agli italiani che sono qui allo hotspot, anche le agenzie europee, Frontex, Europol e tutti gli altri soggetti che si occupano di questo hotspot, l'Unione Europea,
già sta facendo qualche cosa e vuole fare di più dal punto di vista finanziario, al più presto possibile.